Giorno 3. Mi sposto tardigrada nei metri di una casa divenuta ricovero. Un corridoio stretto e lungo mi costringe a camminare con passi ripetitivi e lenti, in una successione di cui mi sento prigioniera. Guardo gli oggetti dimenticati sui ripiani e penso che c'è sempre troppa polvere, la stessa che ricopre le relazioni. Che senso ha toglierla? È un po' come le cose inutili di cui dovremmo disfarci, negli spazi e nei rapporti, ma io non ci riesco. La casa mi custodisce e mi ripara in questo tempo di rovina e aspetta che le dimostri riconoscenza prendendomene cura. Mi avvicino a fatica ai vetri del balcone e guardo fuori. Nulla è cambiato nell'immobile disegno. Vedo qualcuno correre svelto verso il negozio dove c'è la fila che lo aspetta. Una linea dritta dove ogni recluta si dispone alla distanza di sicurezza con mascherine e guanti protettivi. Vietato ogni tipo di contatto. Niente baci, abbracci e strette di mano. Solo così si evita la contaminazione. Sono come soldati nelle trincee, nella guerra lì fuori, pronti a trasformarsi in branco al minimo attacco. Mi dirigo verso la porta di casa. Apro e sbircio sul pianerottolo. Vedo un avviso sulla porta accanto e scopro che lo studio è chiuso per la pandemia. Mi sento al sicuro nel mio rifugio.